visione, ma più che arcana, vorrei dire arcaica, va in onda la seconda messa laica, più carina di una messalina, più eucaristica di una messaggistica, perché come ogni mattina mi si è alzata l'adrenalina, e se Parigi val bene una messa, Siena val bene una messa in scena. Avvisano i gentili fedeli che la cerimonia sta per avere inizio. Siete pertanto pregati di prendere posto sulle panche,
non più di uno per panca, a meno che non siate congiunti, uniti con regolare rito religioso. Si ricorda che le panche gialle sono riservate ai fedeli che hanno già ottenuto l'assoluzione plenaria con remissione dei peccati. Le panche arancioni sono riservate ai fedeli in attesa di assoluzione e le panche rosse ai peccatori mortali. Sono proibiti tutti gli spostamenti da e verso le panche rosse e i loro occupanti. In base al nuovo DPCM, Dio, Patria, CC e Mamma, i fedeli non potranno toccarsi durante la funzione, almeno non di fronte ad altri fedeli, e non potranno abbassarsi la mascherina nemmeno quando rispondono all'officiante, né quando ricevono il sacramento, che comunque verrà nel rispetto del prescritto distanziamento spirituale. Loro inutili spargimenti di saliva, il sermone potrà essere ascoltato in podcast, facilmente scaricabile sul sito www.sermoniepassioni.it. invitati a scaricare sul vostro cellulare l'app Impuri, che vi consentirà di individuare all'istante se siete seduti accanto ad atei, miscredenti o seguaci di altro culto, e denunciarli in tempo reale all'autorità costituita. Alla funzione a causa dell'esaurimento dei posti a disposizione, ai sensi delle specifiche normative, è previsto un ristoro a base di pancosanti, porta paradiso e ciliegie sotto spirito, facilmente ottenibile attraverso un semplice clic sul sito dell'Agenzia delle Entremets. Buona cerimonia dal vostro fratello Hook. Non sia di persona, ma in videoconferenza, non deve assolutamente trapelare all'esterno, altrimenti rischiamo che questo tempio, essendo
essendo assimilato ad una qualunque sala cinematografica, venga chiuso.